Dunisiani, c'è stato un problema in questo mondo. Come potete vedere, cos'è stato quel coso, Chiara? Vabbè. Io ho fatto come... Già iniziamo bene. Allora, come potete vedere, siamo. Allora, no, io però per questa cosa veramente non ho parole, perché guardate che caspita è successo qua. Perché allora. Ma che è stato? Non so. Allora, praticamente quando io ero entrato nel server per prima, ho visto queste cose. Ma sono dei tentacoli. Tipo dei tentacoli, esatto. Ma io veramente non so perché ci siano. Come siano spawnati. E poi guardate là. Cosa caspita è successo qua con questa terra? Non, è tutto così strano. E poi anche là l'acqua. Allora tutto è successo. No, sì, rotto, allora è successo per forza qualcosa. Ma poi sembra veramente una costruzione fatta. Boh, non so. Sì, tipo da una persona. Per, non ho par. Cioè, non so. E poi qua io ho notato, ragazzi, che là sopra. Là sopra, esatto, bravo Gabri. Là sopra c'è una cesta. Ah, che comunque voi non sapete, ma Gabri è entrato da un po' di giorni qua. Chi è? È un dunisiano che gioca nel mondo. Se volete potete venire anche voi in questo mondo, però attenti che magari adesso questo è maledetto. Però potete venire, diciamo, nel Discord nostro, non so se sapete. Sotto in descrizione trovate il link, venite e io vi aggiungo. Per il Discord. Esatto. Allora, leggiamo questi libri perché io veramente sono inquietato. Perché c'è un libro poi, prima di tutto? Allora, questo libro dice... Una maledizione sta per abbattersi sul vostro mondo vanilla. Ricordate... Quando la fine dei tempi arriverà, un fulmine a ciel sereno le vostre teste abbatterà. Cosa? Ok, questa cosa è abbastanza inquietante. Allora, quello che cerca di dire questo libro, se io ho capito bene, è che c'è una specie di maledizione, no? Ah, ecco. Ok, questo si è capito. Quando la fine dei tempi arriverà, ci sarà la fine... Tipo, ci sarà un fulmine che ci colpirà e allora arriverà la fine del mondo, tipo, una cosa di questo tipo. Era tipo una barzelletta. Di al signor qua di andarsene via, di Chiara, perché stiamo registrando, quindi. Intanto, io vi dico assolutamente che, secondo me, ragazzi da casa, se, a rigor di logica, se là sopra c'era qualcosa, che questa è una costruzione di vetro che poi, fra l'altro, non potete assolutamente, cioè non si può spaccare. Vabbè, perché vetro. La vetro, esatto, la vetro è... Ma guardate che è molto inquietante, perché, cioè, a voi è mai capitata una cosa di questo tipo nel mondo, in un mondo vanilla? Cioè, non è che moddato dici, vabbè, vanilla, no, cioè, questo è il punto. È una cosa molto strana. Perché... Sono sinceramente scioccata, infatti non ho parole, perché non capisco. Esatto, anch'io sono scioccato. E vi stavo dicendo che a rigor di logica anche qua sopra ci dovrebbe essere qualcosa. Comunque, anche se non c'è niente, ci dobbiamo per forza salire. Beh, praticamente una scala questo tentacolo, quindi... Esatto, ma poi Gabri si è addormentato, scusate. No. Esatto. No, allora, guardate che è una cosa seria questa qua, non possiamo ridere di questa cosa, perché... Cioè, ma sai, qualcuno, o ci ha griffato il server, oppure... O è stato Antonix, però mi ma sembra dai, strano, no, perché... Ma non credo. No, è bravo lui, poverino. No, ma infatti è bravo, ma poi ci ho parlato. Non... Perché questo... Esatto, questa cosa, infatti, non, questo è pure legno. Allora, qua c'è un altro libro, fra l'altro. Io non so se troveremo qualcos'altro. No, oh, caspita. Allora, in questo libro c'è scritto: no, ok. Non puoi fare questo. Io sono il segreto. Scoprimi, trovami, abbi il coraggio. Io ti finirò. Cosa? No, raga, no, questa cosa è inquietante, no, cioè, allora, scusatemi, ma chi caspita ha fatto sta roba? Cioè, io mi sento minacciato, scusatemi. Ma appunto, ma poi, scusa, ma chi è venuta in mente sta cosa? Ma non ha senso. Infatti, ma poi, guardate che qua c'è solo Angelo, o c'è qualche nostro amico che ci sta facendo uno scherzo, ma nessuno, a parte me, ha il potere dell'operatore, quindi... Non è preoccupato, quindi... Esatto, ma è impossibile questa... No, allora, No, dai, per favore. Ma perché? Allora, scusatemi, ogni mondo che facciamo ci deve essere qua. Io veramente. Cioè, adesso. Da telefono, no? Ti ricordi che c'era? Sì, è vero. Che ci perseguitava. Inve, esatto. Che poi, fra l'altro, io non vi vorrei dire, ma ci potrebbero esserci. Esatto. Poi ci potrebbero esserci anche dei ritorni di Inve. Perché io, a quanto ho visto su TikTok, è successo qualcosa. Ma io non so che cosa sia successo, però. Ho visto anch'io. Il mio Minecraft si era messo a camminare da solo. Personaggio, cioè. Esatto, attenti. Allora, qua c'è praticamente. Oddio! No. Allora, stiamo attenti. Porca miseria, no. Dobbiamo stare attenti. Stiamo attenti.
No, 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 raga, è impossibile. È impossibile, Un altro. Hai bisogno di blocchi? No, grazie, 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 ce li ho. Allora, vabbè, prendo anche questi perché... Cosa? Okay. No, dobbiamo stare attenti, infatti, ma quello da dove è spuntato, scusami. Perché non c'era prima, non lo vedo. Infatti, è spuntato. Comunque Gabri parla più forte perché... sennò esatto, bravo, bravo, così ti voglio. Mamma mia, quanto sei bravo, bello. Esatto. Esatto. Ma scusate, vedete queste particelle qua? Cioè, allora, sono... No, vedete, c'è scritto Biome Minecraft Crimson Forest. Ma allora, no, scusatemi. È per questo. Ma sì, se... l'overworld, scusami. Mai fatto. No, infatti, no, scusate. No, 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 raga, questa cosa non è normale. Come caspita fa ad esserci un bioma del Nether? Ma vedete che si comporta proprio come un Nether. Ci sono i blocchi del Nether, ci sono le particelle del Nether. Esatto, brava Chiara. Ci sono i mob del Nether, quelli là che spawnano i piglini, i zogrini, tutte. Anche i suoni del Nether. I suoni, esatto, pure quelli che, ma io non so se sentiranno nel video. Perché comunque tengo Minecraft con la musica bassa, tutto basso. Però sì, ci sono anche i suoni, tutto Chiara. Tutto quanto. Mi raccomando, però alzate la voce perché è importante. Bravi, bravi. Ma che sono rimasta così scioccata. Scioccata, ma certo, ma è normale perché capire. No, ma infatti, ma nemmeno, ma scusate, cioè vi sembra normale che in un mondo vanilla è 1.16, raga, questo mondo non è moddato, è 1.16.3. L'ultima versione. Cioè, alla fine c'è pure un tunisiano, quindi. Esatto, c'è pure un tunisiano. E poi c'è vera. No, io mi sto inquietando. Vabbè, boh. Vediamo. L'inferno ci sarà finché i peccati non verranno assolti. Inchinatevi di fronte a me, plebei. Cosa? Scusa, questo mi fa un po' ridere. Cioè, scusami, ma che è un dio questo? È tipo una specie di. Allora, da quanto ho capito, è una specie di. Di creatura che fa. Che pensa di essere onnipotente. E a quanto sembra lo è, scusate. Scusami, cioè. Il dio, quindi. Dio del Nether, una cosa del genere? L'inferno, che lo intendesse il Nether? Allora Chiara, questo discorso ha senso, ci ho pensato anch'io, però qua siamo nel bioma del Nether, però lì, se vedete, non c'è il bioma del Nether, là, dove c'è quel tentacolo. Ma questo nell'Overworld, non siamo nel Nether. Esatto, qua, e anche là. Ma ci sono altri. Scappate da qua, che tanto, scappa Chiara, scappa, non serve ucciderlo. Tanto questo qua resta confinato qua in questo bioma del Nether, non gli piace stare molto distante. No, però dobbiamo andarcene proprio via. Via. Attraversiamo il fiume, venite. Sono un sacco, ma spawnano un sacco. Allora, attraversiamo il fiume, veloci. Perché qua praticamente... Però non dovrebbero seguirci in acqua, mi sembra. Infatti. Infatti. E poi comunque mi sembra che alcuni siano anche sprofondati prima che iniziassimo il video. Sprofondati nell'acqua, quindi adesso... Ma... infatti non possono nuotare. Non li avevo neanche visti prima, sinceramente. Cioè... sì, ma perché io... No, ma infatti, ma poi guardate che io ho Core Protect, quel plugin che mi permette di vedere tutto quanto. Ah, sì. E io non ho visto nessuno, cioè, mo io posso anche andare a vedere. No, allora, vedete quel campo di grano? Là mi dice che è stato Antonix, infatti lui mi ha confermato. Però lui mi ha detto che questa cosa non l'ha fatta lui, ovviamente. Vabbè, infatti ho controllato. Appunto, ma non potrebbe mai essere lui. Cioè, per esempio la Bedrock, dai. C'è nessuno in Survival. Dici questo, magari sì, anche questo. Però in Survival sì, la Bedrock. È difficile, però. Esatto. La Bedrock proprio no. La Bedrock cioè... no, esatto. Quindi c'è per forza qualcosa qua in questo mondo. Io ho pensato anche che magari ci possono essere più dei. O comunque un qualcosa di questo tipo. Perché quello è l'inferno, il Nether comunque. Qua c'è, non lo so. Qualcosa... Ci fosse anche una sorta di paradiso, se ti può chiamare così. Esatto. Il Nether viene visto come l'inferno. Può essere. Esatto, so. Tipo più entità comunque, quindi anche il paradiso ci potrebbe essere in effetti. Beh. Allora, dobbiamo dormire e adesso andiamo a dormire, veloci. Ok, vabbè, direi che per questa volta non ne parliamo più di questa cosa. Adesso... Ma non abbiamo niente indizi, cioè non abbiamo nient'altro. Esatto, ci sono solo questi libri. Io veramente non ho molte parole per descrivere. Assolutamente, io ce li ho qui nell'inventario, tranquilli, non me li perdo proprio. Allora, qui io mi ero fatto la cassa perché praticamente qua ci stabiliremo e creeremo un piccolo villaggio, ok, per iniziare. Poi magari in un futuro magari faremo anche un, non lo so, un castello, eccetera. È una zona carina questa. Esatto, una zona carina, molto bella. Non lasciamo che questa corruzione del mondo ci distragga dalla nostra vanilla, ok? Ma non importa.
Adesso ci facciamo la vanilla, anche perché poi se apriamo sempre ogni mondo e succede qualcosa in ogni mondo, noi non facciamo più niente. Senso cambiarla. No, infatti, infatti. Quindi, anche se c'è questa cosa che voi, io vi ricordo, tunisiani, per poter vedere, potete entrare anche voi in questo mondo, eh. Potete entrare anche voi, esatto. Server Discord in descrizione, tranquillamente potete entrarci. E io vi aggiungo se avete Minecraft Premium, ovviamente. Mi raccomando, dovete avere il PC però, perché ovviamente... Quello pagato ovviamente Minecraft. Esatto. Allora, Java Edition, assolutamente sì. Allora, iniziate a raccogliere un po' di alberi, un po' di cose. Va bene. Io mi metto un po' ad uccidere altri maiali, perché ovviamente il cibo ci serve sempre, ragazzi. Perché, sennò... Ecco, tipo là, le pecore, ecco. Le pecore assolutamente ci servono, anche per fare altre cose. Perché hanno la lana. Il letto non si può fare, sennò... Esatto. A parte che noi il letto ce l'abbiamo già, perché sennò come caspita abbiamo fatto a dormire? Hai dormito tu, solo tu c'hai il letto. Infatti. Perché voi siete poveracci, quindi cioè... Beh. Vabbè, comunque adesso sto uccidendo tutte queste cose. Tu, Chiara, come stai messa? Dimmi. Io sto prendendo un po' di legno. Ok, Gabri invece? Sto prendendo il legno. Se succede qualcosa di strano, sinceramente, però... Ecco, sì, esatto, niente. Teniamo sempre un occhio ovviamente su queste, su questa situazione qua, perché non si sa mai. Gabri invece? Sto prendendo il legno pure io. Però ok, qualche mucca. Gabri parla forte perché sennò non... Ho visto qualche mucca, qualche maiale. E sto prendendo il cibo. Bravo, bravo, prendi il cibo, prendi le cose. Però un po' più vivo, Gabri, su, dai, sì. Che mi sembra che in questo video si muore praticamente. Cioè, No, ma non sono più abituato, Dennis. Ah, a parte che anche prima non è che parlassi chissà quanto, fatelo dire. Cioè, dai, allora, vabbè, sono stato forse troppo cattivo. No, è giusto, no. È giusto. Comunque ho trovato un lama. Allora, proprio. Questa cosa era molto divertente, in effetti. Allora, questo pollo io lo odio, quindi posso dire che io non intendevo assolutamente dire quello che intendevo. Chi vuole capire capisca che i polli non... Vabbè, lasciamo perdere. Dai, non parliamo di polli che muoiono, perché... Ma poi avete presente che i lombardi parlano tutti così? Vabbè, basta. Bello che sei lombardo, quindi... Sì, esatto, mi fanno ridere un sacco come parlano. Vabbè. Pure tu parli così, cioè... Sì, ma... Strano, Dennis è tutto strano. Esatto. Com'è che mi hai chiamato? Dennis. No, devi chiamarmi Dunis, mi chiamo Dunis. Scusami, esatto. Allora... Scusi, signor Dunis. Tranquilla, Mr. Dunis. tranquilla. Adesso dobbiamo assolutamente radunata. No, aspetta, sto finendo di spaccare gli alberi. Radunata. radunata. Tranquilla, tanto questi qua cadono. In teoria, sì, come ti permetti? Ovvio che sono un nuovo cantante, cioè hai sentito come canto? Vabbè, basta. Sì, scusami, cioè è ovvio, io sono bravissimo. Allora, radunata, ragazzi. Allora, eccoci. Cosa? Datemi le cose che avete raccolto. Prima di tutto, Gabri e Chiara sono qua dove eravamo prima. La cesta, che ancora. Sì. Allora, Gabri, tu sei incaricato assolutamente di creare una crafting table ed una fornace, perché adesso metterò il cibo che ho. Molto bravo. Molto bravo, complimenti. Chiara, tu dammi le cose che hai raccolto e vediamo un po' di mettere, diciamo, un po' giù le basi per le costruzioni. Allora, non mi dare le schifezze perché sennò ti uccido. Il legno va bene. Madonna, io l'ammazzo. Oh, raccoglimi. Fare il grano, scusa. Allora, tu fai. Vabbè, tu se vuoi adesso fai una piccola farm comune, ok? Di grano. Ok, di là però che c'è l'acqua. Di là, oppure allora dove vuoi, l'importante... No, però che non deve essere tanto distanza, perché deve essere tipo vicino al villaggio, no? Una farm comune. Perché qui non c'è acqua. E la prendi, mi spiace. Non ho il secchio, sai, non ho il ferro. Lo prendi il ferro, toccio 10 di ferro, mo tieni. Ho 10 di ferro, prendi e lo fai il ferro. Allora, grazie. Ok,
qua sta cuocendo il cibo. Bravo, bravo, visto che hai fatto la fornace. E poi dopo, quando cuociono queste cosciottozzo, metti diciamo un'altra, anzi fai un'altra fornace, perché abbiamo altre cose da cuocere, tipo... Ho finito la cobblestone. Vabbè, la faccio io, dai. Non importa. Ma io ce l'avevo già una fornace. Adesso abbiamo 20 fornaci, siete contenti? Olè! Bene, sono contento. Sì, guarda, mamma mia, che potenzuzzola. Poi altro carbone. Molto buono, serve molto buono. Serve carbone. Io l'ho finito. Però qua vicino dovrebbe esserci del carbone. Qua vicino, esatto. Però io vi vedo che siete un po' spenti, raga. Cioè, allora... No, sai... Abbiamo due tentacoli giganti di là. ho capito, ma cioè, non è che dovete parlare basso, perché sennò poi dopo non si sente. Adesso stai gridando, brava. Le vocali dopo muoiono. Adesso mi capisci? Sono una persona molto silenziosa, ma non è vero. magari fosse silenziosa, tipo tu parli praticamente sempre, poi scorreggi tipo nel letto. allora, da notare il mantello mitico di Gabri. Esatto. Molto, certo. Molto bello, molto bello. Il mantello. Gabri è ricco, no, Dennis è ricco. Esatto. I money da YouTube, no? Cioè, che non volete, sì, dai. Sì, certo. Scherzo, ovviamente, mi pagano centesimi, dai. Fuffa. Esatto. io ve l'ho detto, io sono trasparente. Ma quanto ti pagano, Luni? Sei ricco? No. Allora, Gabri, adesso faccio slash kill. No, sta ammazzando già lo Zoglin. Ah, bravo, bravo, fatti uccidere dallo Zoglin. No. Però, porca miseria, raga, io sono ancora scioccato per ciò che è successo qua. Vabbè, lo dice a me. Ma perché non tutti i giorni capita di trovarsi queste cose nel mondo vanilla? Sai. E io vorrei anche esplorare quella distesa di ghiaccio. Molto grande. Sì. Molto bella, esatto. Molto figo. Un castello di ghiaccio, cioè. Gabri, tu sei dalla parte opposta in cui siamo noi. Te lo dico. Devi superare. È grazie al cavolo che non ci vedi. Sei dalla parte opposta. Scusa, cosa volevi fare? Scusami. Cioè, non lo so, è andato a pelare le patate in Africa. In Antartide, certo. Perché... No, raga, ma cosa sto vedendo io da... Poi Gabri, parte? Gabri, le patate, cioè, porca miseria, dai, le patate, ma lascia stare le patate. Mamma mia. Ma, guarda, Gabri, stai andando proprio dalla parte opposta, ti devi girare. Ecco, vedo. Devi andare verso quei tentacoloni enormi che spuntano, che pure quelli ti piacciono, oltre alle patate. Quindi... Sì, a te ti piacciono i tentacoloni. Oh! Sì, esatto. Allora, tu... Sei una mangia tentacoli di calamaro, no, non pensate male. No? Vabbè, allora una mangia patate un po'. No, neanche. Ah, tu niente, beh, certo, no, perché tu sei speciale. Allora, Gabri, bravo che stai, ci sei arrivato, ci sei arrivato. Adesso, giorno! Vedete, Dunisiani, la magia di Dunis. Allora, Dunisiani, io direi che... siamo arrivati alla fine di questo video, perché praticamente qua inizieremo a mettere un po' di fondamenta, ok? Un po' di fondamenta belle, tipo la casa, qua ci costruiremo un piccolo villaggetto molto bello, molto caruccio. Là vedremo come andrà avanti la storia. Dovete stare attenti. Se volete, esatto, se volete entrate nel mondo, che ci dite anche, magari ci aiutate anche a scoprire. Vi ricordo, sì, link esatto. Discord in descrizione, però dovete avere Minecraft da computer. E noi, se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete maledizione. Ma che è banana? Ma ti palma, cioè io... Vabbè, allora scrivete banana fritta, diamo retta per una volta, che banana fritta. Dai, scrivete banana fritta, perché a Chiara diverte molto questa parola, molto bella. E quindi ci vediamo, a quanto pare a Chiara piacciono molto le banane. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao Dunisiani. Ciao.